Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi torniamo a parlare di droni Le Idea. Dunque, sono stato nuovamente contattato da questa azienda ormai che sta diventando leader nel settore per quanto riguarda i droni di fascia economica. Infatti possiamo vedere sul loro sito, troviamo un sacco di droni, di accessori e parti di ricambio. Quindi mi hanno inviato questo nuovo modello, è diciamo un aggiornamento di un modello simile che ho recensito qualche tempo fa. Trovate il link qui sotto tra i commenti. Questo in più c'è scritto Brush Motor Drone, perciò ha motori brushless e non motori diciamo a spazzole convenzionali, e come fa vedere da questo disegnino qui sulla parte frontale c'è un sensore antiostacolo, cosa che nella parte posteriore non troviamo. Quindi quale ci avranno inviato, questo senza o questo con? Andiamo a vedere, e prima di fare questo però andiamo a vedere le caratteristiche riportate sulla confezione, e sono sempre le stesse: Wi-Fi FPV. Diciamo subito che non è un drone dotato di GPS, quindi non avrà il return to home, l'RTH ormai famosissimo, però ragazzi ci dobbiamo accontentare perché riguarda sempre un drone abbastanza giocattolo, perciò ci dice One Key Take Off Land, ovvero tramite un pulsantino si potrà far decollare in totale autonomia e si potrà fare anche diciamo atterrare sempre tramite l'ausilio di un tastino, quindi farà tutto da solo, tutto controllato con il suo software. Poi ci dice vabbè le altitudini, headless, il 360, electric adjustable lens, praticamente può aggiustare la telecamerina di quasi 90 gradi, che non sono poi 90 gradi diciamo nel puntamento orizzontale e nel puntamento verticale. Poi ci dice che potrà fare i classici flip di 360 gradi, se ricordate abbiamo visto anche in versioni precedenti e in altri modelli quel giochetto che fanno capovolgendosi su se stessi sia lateralmente che frontalmente. Batterie modulari, avremo velocità 1, velocità 2, velocità 3, e potrà registrare foto e video. Quello che potrà registrare lo registrerà direttamente tramite la nostra app installata sul nostro smartphone. Non ci aspettiamo chissà quale risoluzione, perché sappiamo bene che le loro caratteristiche per quanto riguarda foto e video fanno abbastanza pietà, diciamo la verità. Però diciamo a livello ludico è un drone che secondo me io posso consigliare. Però detto questo, andiamo a fare l'unboxing. Loro chiaramente ci danno sempre le solite raccomandazioni di attenzione, quindi di non volare sopra la gente, vicino agli edifici, a ridosso degli aeroporti, dove ci siano antenne, fonti di segnale e fonti elettriche, quindi appunto tralicci, cavi dell'alta tensione e quant'altro. È raccomandato un uso ai ragazzi dai 14 anni in su, perciò per i bambini non è veramente una cosa ottimale da consigliare. Perfetto, andiamo quindi a tirare fuori la valigetta, anche questa volta una valigetta semirigida, però ragazzi posso dire che è molto molto utile rispetto a tante altre valigette che sono un neoprene veramente veramente molto morbido. Quindi andiamo ad aprire questa splendida valigetta in tessuto, cordura, qualcosa del genere. Andiamo a trovare innanzitutto la manualistica, che sarà presente anche la lingua italiana. Guida rapida, sì, perfetto, è anche la classica lingua italiana. Poi troviamo una bustina contenente eliche di ricambio, un mini cacciavitino a croce e un piccolo cavo USB, micro USB, che servirà appunto a ricaricare le batterie direttamente tramite l'attacco micro USB. Sarà possibile ricaricare le batterie con un alimentatore o con un classico power bank. Le batterie in dotazione saranno sempre e solo due e ci garantiranno circa tra i 25 e i 30 minuti di autonomia. Il radiocomando molto simile alle vecchie versioni, quindi avremo un supporto per il nostro smartphone estensibile, quindi per accogliere appunto gli smartphone un pochino quelli più grandi, e tutti i vari pulsantini che adesso andiamo a vedere. Al suo interno metteremo tre batterie di tipo AA, ovvero le stilo da 1,5 volts. Tiriamo fuori la seconda batteria, tiriamo fuori il nostro drone ragazzi, e non possiamo ahimè tirare fuori il sensore antiostacolo perché non è presente, quindi ci hanno mandato la versione quella un pochino ancora più blanda. Ok, per aprire i suoi bracci non tireremo avanti il braccio anteriore, altrimenti quello posteriore non potrà scorrere. Vedendolo così è veramente veramente molto carino. Visto un paio di cosette ce ne andiamo fuori, lo testiamo, lo proviamo, scarichiamo la sua app
prima di andare fuori, così lo possiamo condividere con il nostro smartphone e poi ci andiamo a fare un volo, facciamo un paio di riprese, un paio di foto e traiamo le considerazioni finali e vediamo se vale la pena magari acquistare questo tipo di oggetto ed esclusivamente a scopo ludico, perché chiaramente potremo impararci con una cosetta del genere e poi magari andare su un drone di categoria un pochino di fascia più alta. Quindi ci basterà attivare un lettore di QR code sul nostro telefonino e l'andiamo a scansionare. Adesso vediamo quello che succede. Perfetto, ok. Fly Plus apri, questa è praticamente la stessa diciamo applicazione che io uso per altri droni, sempre della linea Le Idea. Scendiamo il nostro drone, ok, ha allineato la sua camera. Attiviamo il Bluetooth, allora connection, vediamo un po' se lo fa in automatico. Wi-Fi, dobbiamo attivare in qualsiasi caso la Wi-Fi perché lui ha un modulo Wi-Fi per conto suo. Ok, Idea drone 16. Adesso sta facendo l'accoppiamento, connessa, ok. E questa è la sua camera, ragazzi. Ok, adesso io mi inquadro un pochettino, inquadro il mio green screen. Ok, vedete, infatti il rosso della sedia risulta veramente un rosso molto molto violaceo perché non fa, diciamo, distinzione. Vedete, la gamma dinamica è praticamente nulla tra il verde. Adesso, ok, vedete come cambia quando mette a fuoco il verde. Ci mette qualche giorno per mettere a fuoco. Ok, questa è la sedia, perciò immaginiamo all'esterno come potrà essere la nostra illuminazione e la nostra ripresa. Però a noi non ci interessa perché abbiamo già detto che è sempre un giocattolino. Possiamo andare all'interno dei menu e vedere le foto, foto e video che lui già ha scattato. Poi possiamo andare a vedere effetti speciali per fare la composizione di video e audio, che ragazzi io non vi consiglio perché è veramente veramente abbastanza una porcheria. Quindi andiamo a vedere i comandi, ci dice come controllare il nostro quadricottero tramite app, quindi tramite lo smartphone, che nemmeno quello io consiglierei perché già certe volte potrebbe risultare difficile farlo con il joystick. Quindi andiamo a vedere, vedete, New Guidelines, Aircraft Calibration, ha un menu anche abbastanza completo, vedete la velocità slow e fast, quindi lenta e veloce, e la calibrazione dei motori, real time image, ha un pochino di cose che come software strutturalmente è fatta abbastanza bene, peccato che però funzioni un po' a cavolo suo. Ok, facendo questo switch con questa camera stiamo guardando, vedete, quello che prende la telecamerina sotto, quella che ci assisterà nell'atterraggio e nel decollo, poi si andrà a riswitchare, ecco qui, e infatti tornerà sulla camera. Questo è il tasto classico convenzionale REC, qui possiamo switchare da modalità, vedete, fotocamera a videocamera, con questo faremo le foto, ok, e in quest'altro modo scatteremo, registreremo dei video, quindi i video che io adesso sto facendo, vedete, un video chiaramente di prova, lo ritroveremo direttamente in galleria, quindi facendo un tap in basso, ecco qui, ci ritroviamo direttamente il video salvato in galleria, potremo poi condividerlo con chi? Con nessuno, perché ragazzi è meglio che non lo condividete con nessuno, e qui ci sono altri video che io avevo fatto già con altri dispositivi, come detto. Dunque ragazzi, siamo rientrati in studio, io vi posso dire che mi sono divertito abbastanza con questo giocattolino,
perché anche se è un prodotto economico, per fare un po' di pratica, per divertirci, diciamo, tra gli amici, è veramente veramente una cosa carina. Mi raccomando sempre, non sottovalutiamo, anche se fosse un giocattolo, è sempre un oggetto che noi mandiamo in aria. Stiamo sempre attenti, quindi, dove troveremo assembramenti di gente, dove troveremo magari case una vicino all'altra, sia per quanto riguarda il rispetto della privacy, quindi non abbassiamo la guardia sulle regole comportamentali e l'educazione civica. Perciò ragazzi, stiamo mandando sempre in giro un drone, massima attenzione, perché non è un giocattolo per quanto riguarda i discorsi di sicurezza. Perciò ragazzi, anche questo video è giunto al termine, io spero di aver fatto cosa gradita a portare anche questo tipo di contenuto qui sul mio canale, e dunque per il resto non mi rimane che lasciarti le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Buono. Attiva la campanellina per sapere quando porterò nuovi contenuti qui sul canale. Ti pregherei di lasciare un like, a te non costa nulla, a me aiuti veramente a sostenere il canale e a portare avanti tutto il mio lavoro. E per il resto non mi rimane che augurarti buon proseguimento di visione con altri video, e ti ringrazio per essere stato anche in questo video fino alla fine del video. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Capezza.